Allora, scusami, perché mi avete fatto parlare? Avete parlato, fatto parlare di sesso e adesso ho voglia di rock. Era nel 2. Che cazzo è che ti dà? È vero, no, nel 2 che facevi tutto col vecchio, compravi le cose. È vero, anche. È vero. Qua che figurati, che cazzo è che ti dà? Scusami. Non c'ho gli oggetti, scusa. Non c'ho gli oggetti. Pezzo di merda di un vecchio. Ah, non do, è rilassante, è rilassante. Questo è bello, ma sono belli sti livelli. La musica spaziale, ricordiamola. Oddio, fottitene. Fottitene. Sei banane. Tu sei banane sotto l'acqua, come fanno a non marcire? Vabbè, come fa lui? Intanto lì c'è la Donkey, come fanno a morire annegata? Come fanno a morire annegata di base? Occhio che c'è un nemico, Forse è molto più veloce, sembra. È più sgravo di brutto, di sempre. Perché? E poi certi nemici non li uccidi, quindi. Ma è vero, quelli grossi fanno tipo ridono. Sì. E sono anche loro Babbo Natale, come il mostro di Dark Souls. Dov'è la cappa? No, la cappa l'abbiamo persa. Se schiacci giù vai più veloce giù. Sì, lo so. Ma non so. Smetti di dare i nomi a caso. Non ricordo come si chiama, come li chiamate, se è un problema. Lo so, ha dei problemi. Già dato che non dici io sono ad Albi, se lui. Beh, come sono là. Come se è già successo più e più volte. Malato. Ne so. Oh, qua ti è data i culo che non l'ho mai visto. Occhio. E poi è una cosa della mia famiglia, non sono l'unico. È un problema DNA proprio. Sì. Non una malattia nomi. Genetica del esatto. Dimenticarsi nomi. Mio padre mica mi chiama per nome, non ho mai sentito chiamare mia mamma per nome. Ti chiama io. Ti chiama coglione? No. Oggi mi fa. Ti annoi! Vai a fare la spesa. Che non fa un cazzo! Perché Locke non fa un cazzo, poverino. Suo padre fa tutto lui, poverino. Vabbè, io stendo a prenderli anche via. Ma fammi dire. Sono addetta. Tu stai lì a sporcare la casa. A sporcare la casa. Il suo lavoro è sporcare la casa. Ma tu in casa cosa fai? Oh, cazzo, non me l'aspettavo. Io lavoro. Io lavoro 8 ore al giorno. E aiuto anche. E cosa fai in casa? Aiuto. Io a volte passo l'aspirapolvere, metto a posto, faccio il letto. Ti ha letto? Anch'io lo faccio. Tiro su una coperta e fa. No, bisogna farlo bene perché quando ci sono delle donne di mezzo è un casino. È vero. Io non mi è capitata questa cosa del letto. Non lo so, il letto deve essere perfettamente perché? In linea. Cioè, perché così? Tu considera tanto che... la notte stessa poi ci vado dentro. E... Però no, deve essere bello in linea. Perché? Metti che ma questo bisogna rifarlo. Ma no, ma non neanche. No, dice per lei stessa. Io voglio vederlo a posto. Ma stai facendo? Ma non è così. Ti fotte. L'obiettivo è andare sotto. Ti fotte. La donna sua. Mi piace. Vuole prendere, perché lui vuole prendere le perle. Perché pensa che gli dà delle cose. Le perle hanno valore. Ma le linee qua comunque sono più facili, Sì. Rispetto a quelle di Mario, che è un nemico città grovizza. Però lui ha trovato bene cosa. Va bene. Tanto approfitta dell'immortalità, no? Un po' bene fino all'ultimo frame. E comunque io aiuto a casa. Poco, vabbè, lavoro 8 ore al giorno. Ma cosa fai? No, che devo essere safe. Ah, ma sei di sto cazzo sei? Sei safe di sto cazzo. Cioè, conviene caricare il salvataggio. Massimo, conviene quasi, Ma adesso salvi dopo ogni livello adesso. Da dopo il salvataggio. È un una mezza cazzata, è easy, proprio. Ma perché dici così, Doc? E perché se ci pensi, non l'hanno ben valutata sta cosa del salvataggio. In Mavi è più studiata meglio. Sì, è vero. Perché ci sono quei checkpoint. No, devo andare più vicino. Devo spostarsi avanti. Qui invece salvi, inoltre che la tua serie di save. Tu beh, però in qualsiasi gioco. No, se vuoi salvare ogni volta, sì. Adesso sì. Io non salvo ogni volta, non c'ho mica voglia. Beh, ma qua è easy, non è salvare ogni volta. Basta che fai un passo indietro, cazzo. Poi c'era qualche prima. Ah, era questa cazzata qua. Che lui era safe. Ma vai, che sei no, safe. No, voglio prendere la cosa sotto. Metti che prima o poi arriviamo a trovare tre rane. Pensa al futuro. Penso a io investo per il futuro. Bravo. Sono ma alla fine come al solito. Io muoio dopo un metodo. Vai, invisibilità. Frame di invisibilità, aiutatemi. C'è la frame. Non sei safe. Vai. Exit. Vai. Oh, boss adesso mi sa. Sì. Vai a salvare. Vai a salvare Lock. Qui ci facciamo la bananona. Una bananona così proprio. La banana. Poi, questa puntata questa non è volgare. Volgare. Perché voi siete puntate. Questa perché voi siete schizzinosi. Siete schizzinosi. Maliziosi. Schizzinosi andrà bene. Perché in realtà sono anche schizzinosi. Ogni volta sempre. Ma no, aspetta, sto peletto qui. Non mi piace. Dai, lui si fa vedere. Video che tu ti fai mettere. Mi faccio mettere. Guarda, sapeste cosa mi mette in bocca Lock. Ah, è vero, questo è ammazzare quei cosi. Quando è rosso. Questo mi ricordo che da piccolo comunque l'avevo fatto un po' di volte. Perché non era proprio facile. Ma il vostro gioco io avevo paura. Qua serve Donkey. Ah, non proprio. No, invece è meglio lui perché lo tiene. Tu evita, non prendere il barile. Ah, no, ma adesso che ci pensi, no, però. Ma dopo. Non è una cazzata. Non è difficilissimo. Basta solo che aspetti. Con Didi gli va addosso praticamente. Quindi. È solo salvare questo. Saltare questo pezzo qua.
è cattiva state. Le api a me mi sono fatto paura. Infatti, anche ma io perché non è un'ape normale che c'ha un pugino, no, ne ha 40 pugini, è tutto il corpo. Questa ape. È tipo un mostro di Monster Hunter, cazzo. Madonna. Sarà bello che è andato. L'unica cosa bella è che non devi puntare a colpirlo. Wow, una banana marchiata Nintendo. No. Meno male. Vai, la Nintendo fa anche le banane. O te sei dei pezzi di merda. O te sei dei pezzi di merda. Abbiamo così finito il gioco. Oh, easy, oh. Ma cioè, vediamo che Donkey non è così lungo che ci pensi. No, adesso c'è, guardate, c'è questo, ma poi finito. C'è il... Guarda che c'è ancora uno, due, tre, e poi massimo. C'è la nave. E la nave è un boss, è solo il boss. Abbiamo finito la serie, ragazzi. Boh. No, boh, sono 40 minuti, andiamo ancora avanti. No, boh, nel senso di gioco. Ma boh. Giochi sempre tu, fammi capire. Mai. Ma cosa ormai? Ma il boss è durato poco, sono stato bravo. Cazzi tuoi. Sono stato bravo. Dai, fai ho giocare. Ho unato il boss. Ma che è un'altra una cazzata sto boss. E poi fra l'altro se muovi devi fartelo il boss. Vabbè. Se fai game over. Meno male. Se fai game over devi fartelo il boss. C'era la vita. Ah sì, perché tu arrivi fino all'ultimo salvataggio. Esatto. In realtà. Game over qua è pure. A molto sono andato. E beh, è strana sta cosa. La prima metà del mondo è difficilissima in teoria. Cioè ti conviene prima di venire qua andate a farmare le vite praticamente. Ma se quando vogliamo le farmiamo. Ma divento aereo per farmarle. Non puoi andare indietro a mano. Finché non trovi l'aereo non è puoi. È vero, sei fottuto tipo. Beh no, in realtà. No, però tu è per quello che salvi prima. Perché in teoria tu se muori perdi tutte le vite, dovresti caricare il salvataggio dell'altro mondo e ti fai tutte le vite che vuoi. Sì, però comunque metti che vai avanti tanto qua e non trovi l'aereo. E cazzi tuoi lo perdi. Oh, perché sono delle api verdi, tra l'altro? Sono più cattive. Vabbè, bastardo. Però dai, bella, che ti salva il culo. Sono due vite. Ragazzi, normalmente non andiamo a FK su Donkey Kong. Poi andiamo un attimo a FK. The Caves! Vai! Un bel goccio d'acqua. Ah, no, qua c'è qualcosa. Neanche... Magari c'è un segreto. Perché l'uccello è... magari c'è GG. Vabbè. Qua c'è la vita, No, ma è dopo. No, no, l'ho fatto apposta. Mi sembra che ti sparavi da qualche parte. C'era qualcosa. Vabbè, niente. Volevo provarle. Volevo provare veramente. Ho fatto apposta. Vai. Adesso vai e vai. Salta. No, salta come un pezzo di culo. Devi guadagnarla la vita, non perderla. Salta come un pezzo di culo. Pezzo di culo. Vabbè, un secondo così. No, però adesso me lo fa. E siamo io qua con Kong con due vite. Vabbè. Non è successo niente. Strano. Eccolo lì. Volevo andare subito. Vai! Sì. È andato. 3-3. Guarda che in teoria sto livello, se fai sempre così. Ti fai muore sempre? Ah, già che. Minchia. No, buona, muore. Buona, muore. Prendi. Aspetta, volevo usare. Che muore. No, era verde, pensavo fosse immortale quella verde. Ok. Secondo me. Quale... Intanto nel cervello di Adams. Allora, verde, gialla. Verde, gialla e perde. Oh, perde la vita. E invece. Invece cosa? Perché io sto giocando concentrato minimo e mi fate parlare di quelle cazzate e ora approfittate e farmi dire cazzate. Io non è che aspetto, vedo cosa c'è. No, io vado. Poi scopri. Sì, perché lo show. Poi scopri. Lo show scopri. Time. Hai scopato? Mio male. Ecco perché c'è la sperma. Ecco perché c'è la sperma qua dentro. Non è vero, non faccio queste cose prima di registrare. Perché? Perché no? Bene. Io farei, cioè lo faccio da solo prima di registrare. Quindi consumo energia. No, perché non c'è tempo, perché questi ragazzi vengono tipo questi alle ragazzi 6. Sono una testa di cazzo. Vengono alle 6. Sei ragazzi. Ma io perché parlo di più del meno mentre gioco? Cioè, guardare noi mentre lo dici. Andiamo qua. Ma sì, è una cazzata sono. Ma me l'hai fatto checkpoint. È proprio una cazzata. Albis, scusami, perché mi avete fatto parlare, di sesso e adesso ho voglia di rock. È così. Va bene che c'è sempre una vita in sto livello, quindi ci sta. Ma che devi ammazzare questa forte? Che bellissimi gli effetti sono di sto gioco. Comunque sono fatti bene, sono fatti con lo scroto in gola. Lo ricordo. Non c'è un segreto. No. Questo l'hai mangiato, era buggato, Che bello la neve, non nevica. Nevica nello sfondo, nelle montagne da lontane. Ma in realtà non sta nevicando. Ma meno male. In questo momento, nella tua città, sta nevicando, ci interessa. Cioè, non è vero. Hashtag della puntata, neve. Neve. Ma meno male che non ancora non ti cogliono questa neve. Perché beh, ci sarà uno in Sicilia che dirà: a me non nevica mai, quindi che cazzo me ne frega. Ma cos'è la neve? No, è vero. Dite la verità, tanti di voi non hanno mai visto la neve. Sì, in Sicilia è neve, probabilmente tanti, giovani. Beh, no. Nevica tipo una volta ogni 10 anni. O viaggiano. Biagio. Biagio che. Se ti chiami Biagio, hai visto la neve per forza. Biagio era l'ultima volta. Era un ricattatore. Biagio. Ah, di giovani lesbiche. Di giovani lesbiche. Non me lo ricordo, Biagio. Sta cosa. Sì, come? Non hai visto il confessionale? È
non mi ricordo. Comunque, non è che segui la storia. Viaggio era il ricattatore di quelle giovani lesbiche. E qua andiamo a finire su un'altra cosa, a ricercare il confessionale, perché noi andiamo allora, tanto in chiesa. Allora andate così, compratevi un tenga e scaricatevi il confessionale. Siete a posto per un po', per un po' di settimane. Siete a posto per un bel po' di tempo. Altro che rifare il letto, non sarebbe un cazzo per niente. Qua però. Bravo. Ciu. È il nostro. Adesso lo prendi perché è l'ultimo. Bravo. Fa così. Se lo sei inventato adesso. Vai cazzo. Dai, che tempo. Hai tempo limitato. Vite. Che figata. Ma come vanno? Tu per un attimo ti trasformi in un rinoceronte. No, tu usi il rinoceronte che è in missione per te, per raccogliere risorse. Tu lo mandi, è una figata, è uno strategico. Uno strategico. È un tattico. Ma vai su. Un attimo, che non hai facendo controllare sto coso. È un rinoceronte, salta. Sai che saltano esatto, così? Cioè, mica tu vai nella giungla, ti vedi sti rinoceronti che saltano come dei pazzi. Mica sugli alberi. Sugli alberi che saltano, mica hanno pesato 8 tonnellate. Vabbè, va bene, va bene, va bene. Tre vite e mezzo. Te dai mezzo. Puoi dire su io. Mamma mia. Aria fresca, proprio. Ci voleva, cazzo. Che questo suono del dente. Vai, fallo, fallo. Non è così, denti. Non so se si sente. Però. Donne emancipate in ascolto. Rispondete. Guarda, invece un colpo. Donne emancipate in gioco. Fate giocare loro. Devi parlare. Rispondete nei commenti. In quale situazione non devo usare i denti? Quando succhio. Non devi dirgli la risposta, è una domanda. In che situazione? Ah, io pensavo che fossi davvero io? Non tu, tu non sei la mia donna. Sì, sì. Ma non in questo caso. Non è la donna, è la donna che va. Vaffanculo, perché sto pensando. Vaffanculo. Sta pensando ai denti. Vaffanculo. No, stava pensando a me, Locke, senza usare i denti. Infatti, allora, senza denti. Nei commenti. Donna emancipata che segui. Allora, vaffanculo. No, questo è tutorial di coppia. E attualità. Tutorial, perché poi faremo. Guida di coppia, esatto, con i super fighting più, bros. Le persone più indicate. Infatti, oltretutto. Sì, non vi preoccupate. Allora, guida di coppia, donne emancipate in ascolto. È stato tutto? Figata. Minchia. No, me ne sbatto. No. Me ne sbatto. Non te ne sbatto. Donne emancipate in ascolto. In quale occasione non devi usare i denti? Io non vedo più niente. In intimità col tuo ragazzo? È un quiz. Rispondi nei commenti. Così almeno scopriamo se c'è qualche donna che ci segue. Esatto. Che sicuramente sarà ansiosa di rispondere a questa domanda. Ma io sì, uso. Io sì, io. Li faccio giusto sentire. Ma io. No, non diglielo. Dai, dici. Ma io. Che non ho ancora capito di cosa stai parlando. Infatti. Magari dici qua mentre mangi una durante banana. Durante la conversazione. Infatti, mentre mangi una banana, non mangiare coi denti. Perché... Non mangiare coi denti. Ma dai, perché? Ma non ti cazzate! Ho fatto così nero. Questo cazzo è spento tutto. Video perso. Finiamo sul livello e salutiamoli. Perché non ce la faccio. Non ce la faccio più a vedere Donkey in Kong. Donkey in Kong. Io lo chiamo Donkey in Kong. Donkey non in Kong. No, perché è una parola unica. Donkey in Kong. Vabbè, dai, ultimo tentativo. Ultimo tentativo. Anche perché con sta neve la visibilità è oscura. Sì, ma non metti, anche se metti il controller davanti, lei penso un po' alla visibilità. E tu non lo noti, ma mentre parli mi dà comunque il comitante. Guarda a coprire la tua visibilità. È pazzesco. Olè. Ma perché stai facendo? C'è un DKS che ma non serve a niente! Alla morte! Vabbè, ragazzi, basta, siamo cotti. Basta, cotti, basta, stiamo giocando male perché non ce la facciamo più. Perché voi mi avete una puntata, ma in realtà mi fate tre di fila. Basta, commentate, condividete, comprate la maglietta ogni tanto. Ogni tanto una, piccola. Ogni tanto dobbiamo pagare la retta. Guarda che devi pagare l'affitto. Se non siamo posti per la casa che offro io, però. Noi siamo i Super Fighting Bros, ci sono Dalvis. E io sono Locke. No, no, perché il Wii io non ci gioco. Ecco. Adesso, colli sotto. Colli, non ti fai. Non cazzo di me. Che cazzo dici? Siamo posti per videogiochi. Non vi preoccupate, torniamo fra un secondo. Fra un secondo.